Ciao a tutti da Podrack, in questo video andremo a vedere la recensione di questi due prodotti. Io li ho già provati, sono molto buoni, la qualità è soddisfacente. Si tratta di accessori per la nostra auto che ci permetteranno di collegare il nostro smartphone o al parabrezza o nel bocchettone dell'aria. Questo qui funziona solo con il bocchettone dell'aria perché si aggancia solo lì ed è magnetico, ovvero noi mettiamo il magnete e poi dentro la cover ci mettiamo l'altro magnete, in questo modo rimarranno attaccati, ma ve lo farò vedere più avanti meglio. Questo qui fa entrambe le cose, possiamo attaccarlo al parabrezza tramite l'apposito supporto oppure lo possiamo collegare al bocchettone dell'aria. Non è magnetico, ha il supporto per smartphone e adesso andremo a vedere insieme che cosa andremo a vedere, cosa c'è dentro la confezione e come si collega il tutto, ma questo ovviamente subito dopo la sigla. Allora, abbiamo qui la confezione Inatec, il primo che proviamo è quello magnetico e come vedete qui abbiamo le varie fessure. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel nostro bocchettone dell'auto e lo inseriamo in questo modo, ok? Poi qui abbiamo dentro due magneti, decidiamo quale è meglio per il nostro smartphone. Io ho scelto questo qui tondo. Abbiamo anche l'adesivo, ma non è per forza necessario. L'ho inserito nella cover e voilà! Il telefono è bello fisso e in questo modo possiamo metterci in navigatore oppure mettere il viva voce quando ci chiamano. Così continueremo a avere le mani sul volante e una guida sicura. Nella seconda confezione abbiamo questo gadget che ci permetterà di mettere il nostro telefono sul vetro. Allora, che cosa dovremo fare? Dovremo agganciare il portatelefono su il pallino che è presente qui in questo supporto che potremo utilizzare per attaccare il nostro telefono. Che cosa bisogna fare? Lo attacchiamo al vetro, abbassiamo la levetta, prendiamo il telefono, prendiamo questo tasto, mettiamo così il telefono e il gioco è fatto. E abbiamo il nostro telefono che possiamo utilizzare per utilizzare il navigatore oppure per rispondere sempre in viva voce. Nella seconda confezione, mi stavo per dimenticare, è presente anche questo piccolo gadget che in pratica fa la stessa cosa di quello magnetico, solo che lo possiamo mettere sempre qui nel bocchettone dell'auto, invece di attaccarlo qui lo stacchiamo e lo attacchiamo qui. Ovviamente dobbiamo prendere anche la vite, ma giusto per farvi capire. E in pratica il 2 in 1. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale. Mi scuso se nelle clip precedenti c'era un po' di luce, ma me ne sono accorto dopo. Spero comunque si sia capito il funzionamento e abbiate capito che si tratta di prodotti economici ma comunque funzionanti. Vi lascerò il link di questi prodotti qui sotto in descrizione. Vi lascerò anche il link dei miei social network e noi ci vedremo al prossimo video.